E così comincia una nuova settimana anche per Casalice Insieme. Ben arrivati a tutti, naturalmente è un piacere avervi qui. Ogni volta che si accende quella lucetta rossa sappiamo che anche voi siete pronti con carta e penna per rubare qualche idea, qualche consiglio, qualche spunto. Oggi facciamo la pizza, ma c'è molto di più, eh? Non parliamo soltanto di pizza, ma di un mondo che gira attorno alla pizza. Beh, anche rotonda, eh? Allora diamo il benvenuto ai miei ospiti: Francesca Marino, biologa, nutrizionista, nonché anche ideatrice di un contest molto interessante di cui parleremo oggi. Saluto anche Giuseppe Pignaloso, che invece è il nostro pizzaiolo dell'occasione. Allora, Francesca, ti rubo il posto, ti faccio così, vengo vicino a Giuseppe che preparerà una buona pizza, quindi, giusto? Oggi facciamo la pizza fritta. Ah, ecco, pizza fritta, cominciamo bene proprio, con un buon fritto, a noi piace. E quindi porta gioia, allegria. Vista qua vicino. E certo, poi lei ci bastonerà. Sicuramente, lei che è bella, in perfetta forma. E mangio la frittura una volta tanto, eh? Ah sì, non è che... Una volta tanto. Una volta all'anno? Diciamo fino a una volta a settimana, secondo me si può fare. Si può fare, sì. Va bene. Allora andiamo subito a vedere gli ingredienti di questa ricetta. Lo facciamo attraverso l'aiuto della grafica. Dopodiché, insomma, Giuseppe potrà incominciare a lavorare. Intanto io chiacchierò con Francesca. Dunque, pizza fritta e pizza montanara. Per l'impasto, mezzo litro d'acqua, 800 grammi di farina 00, 20 g di sale marino fino e 2 g di lievito di birra. Per la pizza fritta, 300 g di ricotta di bufala campana DOP, 250 g di fior di latte di agerola o agerola? Agerola. 400 g di cicoli? Sì, sì. 10 g di pepe nero, olio di arachidi per friggere. Per l'impasto invece della montanara, credo a questo punto, mezzo litro di acqua, sempre 800 g di farina 00, 20 g di sale marino fino, 2 g di lievito di birra. Invece tutto il condimento è preparato con 40 g di pomodoro San Marzano DOP, 400 g di mozzarella di bufala campana DOP, 70 g di parmigiano reggiano e 4-6 foglie di basilico. Allora, i cicoli, Giuseppe, che sono? È carne di maiale pressata. Che è questa? Sì, questo qua. Sia magra che grassa. È un bel prodotto molto nutriente. E questa va nella fritta? O le friggi tutte e due? No, solo una la friggi. Sì. Va bene. Possiamo incominciare a lavorare? Certo. Che dici, Giuseppe? Anche perché il tempo a disposizione è sempre molto poco, quindi chiacchieriamo un po' anche con Francesca Marino. Dunque, c'è un contest molto interessante legato alla pizza, agli Oscar della pizza addirittura, che tu stessa hai ideato, giusto? Quando si svolgerà il tutto? Innanzitutto, e di cosa si tratta? Sì, allora, la premessa è che quest'anno vogliamo celebrare il riconoscimento UNESCO. La partnership con Alice ormai è consolidata da 3 anni, quindi dalla nascita del nostro contest. È un contest internazionale che quest'anno cambia nome e cambia format. E sarà un percorso che porterà poi i pizzaioli ad una serata fantastica in cui verranno dati i primi Oscar della pizza il 16 ottobre a Napoli, a seguito di una competizione internazionale che è cominciata il 7 maggio e avrà il termine il 7 agosto, quindi i pizzaioli da tutto il mondo parteciperanno. E l'anno scorso abbiamo avuto una partecipazione di tutti e 5 continenti, 25 paesi, 400 pizze caricate in 2 mesi di deposito su mysocialrecipe.com, che ricordo è la prima piattaforma esistente al mondo di registrazione e ricette originali, e quindi apponiamo una marca temporale per bloccare la data e l'ora certa della quindi creazione. Quindi ricordatevi 16 ottobre, che è anche il mio compleanno, per cui 16 ottobre non me lo posso dimenticare quest'anno. È importante comunque che andiate sul sito, noi vi stiamo facendo vedere naturalmente solo una parte, e lì potrete avere anche altre informazioni e scoprire anche tante belle ricette. Quindi ecco che andiamo a rubare anche questo, perché è molto importante. Dunque, tu, Francesca, sei, abbiamo detto, biologa e nutrizionista. Sì. Col fritto che rapporto hai? Ho un rapporto conflittuale da un punto di vista professionale, ma ho un rapporto di amore per quanto riguarda un punto di vista umano e gustativo, perché la frittura effettivamente è buona comunque, dovunque, è fatta in casa ancora di più, perché sicuramente l'olio non è stressato come può essere stressato all'interno di un ristorante, però diciamo in assenza di particolari patologie è possibile mangiare un
po' di frittura anche una volta a settimana, invece nel caso insomma di persone affette da particolari patologie come per esempio il fegato, il diabete eccetera, dovrebbe essere completamente purtroppo rimossa dalla dieta. Questo perché purtroppo è altamente calorica, anche l'olio ad alte temperature sviluppa delle sostanze cancerogene, tossiche per il fegato, quindi bisogna anche stare attenti alla tipologia di olio che si adotta. Per esempio in casa sarebbe bene utilizzare l'olio di oliva, l'olio extravergine di oliva, perché ha un punto di fusione alto, un punto di fumo, e quindi ricordo che per superato il valore del punto di fumo poi cominciano a svilupparsi queste sostanze che purtroppo sono tossiche per l'organismo. Quindi stare attenti alla tipologia di olio utilizzato, e se non è olio extravergine al massimo l'olio di arachide, che è quello che utilizzerà oggi Giuseppe nella sua frittura, che è una frittura importantissima. Mamma mia, facciamola vedere a lui, guarda, lui va nei dettagli, quindi Insomma, una volta alla settimana, chi come me senza colecisti, magari neanche quella, vero? Magari perché diciamo quando di no. Mangio il fritto lo sento, perché si fa sentire. Vabbè, ritorniamo invece al nostro contest. Ritorniamo quindi a questo Oscar della pizza che si darà il 16 ottobre quest'anno. Parliamo anche di una giuria. C'è una giuria quest'anno piuttosto importante, ma anche l'anno scorso, diciamo, è un aspetto a cui noi teniamo particolarmente. Quest'anno la giuria è presieduta dalla giornalista Anna Scafuri, è composta da Giorgio Calabrese, mio collega nutrizionista, esperto nutrizionista, da Patrizio Roversi, il conduttore di Linea Verde, e poi dal direttore di Repubblica Sapori, Antonio Scuteri, da Scott Wiener, che è uno dei principali food blogger negli Stati Uniti, e da Antonio Puzzi, che è un antropologo dell'alimentazione, anche appartenente al gruppo Slow Food. E il tutto coordinato da Tommaso Esposito, che è un giornalista napoletano molto conosciuto e anche molto seguito, soprattutto nel campo della pizza. Abbiamo quest'anno dei media partner importanti, innanzitutto Alice TV, il canale che più ci sta a cuore, che ci segue, che ci piace e che parla di argomenti colorati, gustosi e ci fa sentire vivi. Alice, poi c'è il mattino. C'è una telefonata? Sì, cara. Allora, gli altri media partner li diciamo dopo? Ma sì, va. Ok, va bene. Allora, ho Barbara da Fiorano al Serio. Siamo in provincia di Bergamo. Cara Barbara, buongiorno, ben arrivata. Buongiorno Franca, che sono emozionatissima. Ma perché? Mi è un piacere. Grazie, mi fa davvero piacere averti qui con me oggi, mi piacerebbe averti proprio qui presente in cucina, magari a preparare una ricetta della tua terra, però giochiamo, va bene? Assolutamente. Scusa Francesca. Prego. Guarda, oggi qui a Casalice Insieme si fa la pizza fritta. Con me ho Francesca Marino, che però mi dice che io non dovrei mangiare il fritto, ci picchia, ha pure ragione, ma mi piace così tanto. Tu friggi mai a casa, Barbara? Allora, io friggo spesso perché ho un compagno che è una buona porchetta. Hai capito? Meno male, se passo verso da quelle parti, se sento profumo di fritto vuol dire che sei tu, vengo a trovarti. Intanto però giochiamo. Guarda, ti aspetto con piacere. Grazie, grazie Barbara. Allora giochiamo con Facile Cucina, ce l'hai? Sì. Quello del tiramisù? Assolutamente sì. Facile Cucina del mese di maggio? Sì. Sì. Allora, quella con due copertine, attenzione, perché ti dico subito con che cosa giochiamo. Giochiamo con le cosce di pollo croccante. Mi sa che qui si frigge anche nelle cosce di pollo croccanti. Cosce di pollo croccante. Tu sai che c'è un indice con tutte le... Perfetto. Ci sono già, ok. Fantastica. Allora io adesso ti dico subito qual è la domanda. In quanti minuti sono pronte le cosce di pollo? Allora, infornate per circa un'ora. Aspetta un attimo, ferma il tempo Giovanni. Allora, aspetta, in quanti minuti sono pronte le cose? Aspetta che vado a pagina 44 pure. Sei alla pagina 44? Sì? Sì. Ok, sì. Allora, cosce di pollo croccante. Croccante, sì.
Ha ragione lei, mi hai scritto la risposta sbagliata, io adesso non le davo il premio perché tu mi hai scritto un'altra risposta. Hai ragione cara, ci vuole circa un'ora. Brava Barbara! Si picchia, dopo gli tiro le orecchie tutte e due, gliele faccio diventare lunghe fino alle spalle. Allora, sai cosa ti regalo oggi Barbara? Ti regalo il volume di Accademia Montersino. Grazie di cuore, cara. È bellissimo, guarda, è un regalo davvero prezioso. Barbara, è stato un piacere averti qui con me oggi. Spero di conoscerti di persona prima o poi. Non si sa mai, il mondo è piccolo, eh. Mi piacerebbe moltissimo, anche perché siete di famiglia per me. Grazie, grazie, mi fa davvero piacere. Ciao Barbara, un abbraccio. Ciao cara. Arrivederci, ciao. Allora, vedi, frigge anche lei, perché ha un marito che ha una buona forchetta. Ma tu hai già preparato, Giuseppe, hai già preparato anche la montanara? E col... Ah, ma anche la montanara l'hai fritta, eh? Sì. Quindi l'impasto l'hai fritto, poi dopo sopra... È condita con San Marzano, mozzarella di bufala campana d'op e basilico. Certo che voi avete degli ingredienti, cioè è più facile, no? È più facile, poi ovvio ci vuole la vostra maestria. Allora, si parlava di giuria. Si parlava di giuria, di contest, si parlava di media partner, tra cui Luciano Pignataro Wine Blog, Italia a Tavola, Pizza e Core, tutte riviste web e canali che ovviamente parlano di gastronomia. Beh, la pizza è diventata patrimonio dell'UNESCO. Finalmente, ci caratterizza e la fanno ne in siamo tutto fieri. Il mondo. Sì, la fanno in tutto il mondo ed ormai è ad alti livelli in tutto il mondo. Non so, è vero, però io ci metto il però. Come la fanno da noi, soprattutto a Napoli. Sarà quindi l'aria, venite a Napoli, venite a mangiare queste pizze Hai ragione. Buone. Allora, ripetiamo, andate a prendere tutte le informazioni nel sito di My Social Master Recipes. mysocialrecipe.com. Recipe, ACP che l'ho sbagliata, mi ero ripromessa che stavo attenta quando la dicevo e invece l'ho sbagliata. La novità di quest'anno è che oltre alla giuria che farà insomma questa valutazione delle pizze in gara, ci sarà anche il coinvolgimento di un panel di esperti del settore, di un'Academy della pizza che invece darà quelli che sono gli Oscar veri e propri a dei pizzaioli anche non partecipanti al contest, e quindi l'Oscar alla migliore carriera, l'Oscar alla pizza in rosa, perché ecco adesso è un mestiere un po' anche per al femminile, ci sono tante donne che fanno questo mestiere e portano in alto la bandiera delle donne e quindi tanti Oscar, tante sorprese, e vi aspettiamo il 16 ottobre a Napoli. Assolutamente, dove? A Napoli? Sorpresa, alla prossima puntata. Va bene, dai, ci rivediamo quando siamo a ridosso, magari, quando riprendiamo da settembre in poi la nuova stagione. Con piacere. Non dimenticarlo, segnatelo davvero. Grazie, eccolo lì, rivediamo gli ingredienti della pizza fritta e della pizza montanara preparate da Giuseppe Pignalosa, giusto? Ah, ecco, pensavo di sbagliare. Oggi già ho fatto un errore sul sito, Arcipiglia, che non riesce a entrarmi in testa. Però poi lo ripetiamo. Pizza fritta e pizza montanara. Per l'impasto della pizza fritta, ma è lo stesso della montanara, mezzo litro di acqua, 800 g di farina 00, 20 g di sale marino fino, 2 g di lievito di birra. La pizza fritta viene condita con 300 g di ricotta di bufala campana DOP, 250 g di fior di latte di agerola, 400 g di cicoli, 10 g di pepe nero e serve dell'olio di arachidi per friggere. Attenzione, questi ingredienti nella pizza fritta vanno messi proprio dentro. Per quanto riguarda la montanara, abbiamo già visto l'impasto, il condimento è 40 g di pomodoro sammarzano DOP, 400 g di mozzarella di bufala campana DOP, 70 g di parmigiano reggiano e 4-6 foglie di basilico. Ringrazio Giuseppe, ringrazio Francesca Marino, ricordiamo ancora una volta il sito mysocialrecipe.com. mysocialrecipe.com. Ritroveremo sicuramente Francesca in un'altra occasione, sempre qui a Casa Alice Insieme, me lo auguro davvero. Grazie. In bocca al lupo intanto, perché crepi. L'organizzazione viva il lupo, hai ragione Giuseppe. Grazie, ci vediamo fra poco noi, perché c'è Francesco Favorito e il gusto del benessere.